Sindaco, il Premier qui a Reggio Calabria per la prima volta nella città metropolitana. Ecco, cosa vi siete detti e in concreto quali i temi e le problematiche che avete affrontato? Ah, è stata l'occasione di un saluto istituzionale per dare il benvenuto in città alla massima autorità di governo del nostro paese e con l'occasione per ribadire alcuni punti essenziali che come sindaci anche attraverso l'ANCI nazionale abbiamo ribadito quando ce n'è stata l'occasione. Dal bando periferie, che sono 58 milioni per la città metropolitana, che vanno a realizzare impianti di illuminazione, palestre, strade, impianti sportivi, centri civici, asili, scuole, tutto quello che per i sindaci rappresenta la sicurezza su un territorio. Per noi la sicurezza è senza dubbio qualcosa appannaggio delle forze dell'ordine, che ringraziamo, ma la sicurezza è anche creare le condizioni di crescita culturale di un territorio e quindi renderlo popolato, tra virgolette, anche di quelle che sono le infrastrutture e i presidi necessari a mantenere la sicurezza intesa come bene comune. Un dialogo che sul bando periferie, ad esempio, è mancato e che ci auguriamo invece possa nelle altre occasioni essere improntato a quei criteri di leale cooperazione che ci devono essere fra istituzioni. Gli ho chiesto una maggiore condivisione prima che diventi legge del decreto sicurezza, atteso che nel decreto sicurezza è prevista la possibilità di alienare, di vendere i beni confiscati alla criminalità organizzata, e se questo non viene fatto con un criterio, con dei paletti particolari che da una prima lettura del decreto non emergono, capite bene che pone il serio rischio che questi beni confiscati all''ndrangheta possano ritornare nella disponibilità del mafioso, dell''ndranghetista a cui sono stati confiscati. La terza cosa che è stata chiesta è stata quella di accelerare sull'erogazione dei trasferimenti statali. Noi ancora oggi, a novembre, non abbiamo ricevuto gli 8 milioni di trasferimenti statali, mai successo in 4 anni che ho l'onore di amministrare questa città, e questo naturalmente provoca per un comune che è già in crisi di liquidità la difficoltà nei pagamenti e nell'erogazione dei servizi pubblici essenziali, e quindi uno stato di sofferenza per le casse comunali. L'ultimo punto è stato quello dell'autorità portuale, il nuovo disegno di legge che prevede di fatto uno spaccamento del territorio metropolitano e quindi di due autorità portuali presenti nello stesso ente territoriale, una Gioia Tauro e una Reggio Calabria. Per noi comune, città metropolitana, regione Calabria è una cosa sicuramente negativa, atteso che l'idea di costruire una port authority unica dello stretto era in qualche modo l'embrione per iniziare a parlare di trasporto pubblico integrato tra le due aree dello stretto, tra Reggio e Messina. Non ci possiamo permettere di pensare che nel 2018 questo progetto pionieristico che creerebbe tutte le condizioni di sviluppo del nostro territorio si possa fermare soltanto perché si parla di due regioni diverse. Un'autorità portuale unica, dicevo, è l'embrione per poi costruire un trasporto pubblico integrato unico fra le due sponde dello stretto e quindi avere la possibilità di collegamenti continui e costanti che possono creare il sedime di una comunità metropolitana, di una comunità dello stretto, con collegamenti veloci e economici. Ad esempio, per darvi l'idea, insomma, si può pensare di realizzare una stagione teatrale culturale unica fra Reggio e Messina. Ecco, parte tutto da lì, parte da quell'embrione, e noi su questo, anche su questo, abbiamo chiesto insieme al Presidente Oliverio un incontro a Palazzo Chigi per far capire quelle che sono le nostre ragioni e chiedere che il governo possa rivedere questa decisione. Un incontro a breve? Un incontro a breve, sì, speriamo brevissimo, insomma. Grazie.